Luciana Barbetti del TGR Umbria ha ricostruito per noi quei tragici minuti. Ascoltate. Diamo il servizio. Campi di Norcia. Il 26 ottobre la chiesa di San Salvatore si sbriciola davanti all'occhio della nostra telecamera. È una delle tante scosse che a partire dal 24 agosto hanno seminato morte e macerie in tutto il centro Italia. Nessuna vittima per fortuna per Norcia e per l'Umbria. Il terremoto fatale è quello del 30 ottobre, ore 7:40, magnitudo 6,5. Un patrimonio edilizio, artistico e storico viene distrutto, insieme a migliaia di case, edifici pubblici, capannoni industriali. Il simbolo di questa ferita diventa la Basilica di San Benedetto. Le immagini della facciata che si erge tra le rovine fanno il giro del mondo. Troppo forte, troppa paura, troppo, tanto, tutto distrutto, un macello. Un disastro, che stamattina stavamo ancora dormendo, noi eravamo a Lotto, fortunatamente c'erano, la gente era qui già dal precedente terremoto, quindi come vite umane no. Però tutto il resto non c'è più niente. Qui sono 100 persone accampate in un tendone come questo. La notizia qual è? La chiesa che cade o la popolazione che soffre? Le persone e la loro sistemazione diventano l'emergenza più urgente. Gli sfollati sono migliaia. Bisogna fare presto perché il freddo sta arrivando e qui picchia duro. Qualcuno accetta la sistemazione in albergo nella zona del lago Trasimeno. Altri, tanti, vogliono restare a tutti i costi. Per loro le tende pneumatiche riscaldate, poi i container collettivi. Infine le casette, alcune sono già arrivate. Si costruiscono i prefabbricati per le scuole, alcune attività economiche riaprono. Al lavoro l'esercito, la protezione civile, i vigili del fuoco. Uno sforzo gigantesco viene fatto per mettere in salvo le opere d'arte e gli edifici storici. Spettacolare il posizionamento di una gabbia di ferro alta 18 metri a sostegno della facciata di San Benedetto. Natale è arrivato anche qui, nella zona rossa che da 2 mesi era off limits. Il corso ossertorio è di nuovo percorribile. Luminarie accese, qualche negozio aperto. Norcia prova a rialzare la testa. Siamo felici di essere ritornati nella nostra piazza, nel nostro paese. Adesso ci siamo e non vogliamo più andare via da qui. Siamo forti, non molliamo.